Keller, secondo Parenzo, vero David? Dimmi la verità. Ma a me che cazzo, ma a me me fa vomitare questo qua. Ma a me sta gente me che chiama, mi fa schifo. Quello che giudica lui, per me è zero, proprio perché? Non conta niente. Perché è zero? Perché? Non conta niente, perché sta lì in quel posto perché è un raccomandato del cazzo. No, è vabbè, questo non si manda, ma quello no. No, solo perché sono pagato, caro. Giornalista del cazzo, ma sono che giornalista, pagato. Ma che sono pagato e purtroppo mi tocca ascoltare le tue stronzate. Ma non hai visto sono che c'ha la faccia da ebreo, c'ha la faccia da arabo. A o differenza sai chi tua. Sai chi mi pare? Chi? Ebanista Ronne Piperno. Chi? Vabbè, l'hai già detto. Ha visto sul Marchese del Grillo? Guarda bene, gli assomiglia tutta, Ronne Piperno. Sì, sì, come tua madre. L'ebanista, sì. Sì, come tua madre proprio. Ma che c'entra l'ebanista? Sarebbe da mettere la gogna, pure lui sarebbe da mettere. No, vabbè, ma adesso questo qua è tua madre che ti ha messo al mondo. È vergognosa questa roba qua, dai. Tu e tua madre che ti ha messo al mondo. Brutto stronzo. Lascia perdere mia madre che è anche morta, capito? Tu e tua madre che ti ha messo al mondo. Fermo là, non si arriva fino a questo punto. Ragazzi, a tutto c'è un limite, qui controllo io la situazione, eh. Le madri non c'entrano, madri, padri, eccetera. Qui dico, ci sei, qui dico. No, fermo giù il microfono, qui dico. Alziamo qui dico. Qui giù, giù. No, fermo, qui dico, devi stare calmo, fermo, qui dico, ci sei. Fermo qui. Divertiamoci con l'altro. Vediamo un po' se ancora. Alza. Hai capito? No, giù qui dico. Fermi tutti, aspetta. Fermo giù qui dico, giù qui dico. Aspetta, fermi tutti. Alza qui dico. Qui dico, ci sei? Fermo lì. Devi stare tranquillo. Vabbè, ho capito, ma tu dici. Scusami, Quirico, ma tu dici le peggio cose. No, ma devi stare tranquillo. Tu dici le peggio cose e adesso lui non può dire una cosa. No, guarda, lui a me mi può dire quello che gli pare. Non deve toccare. Ma che c'entra? Ma è una metafora, una cosa. No. Però facciamo. Va bene, allora facciamo che è tutto risolto. Allora, la classica domanda di Parenzo, però agli ospiti della Zanzara, agli ascoltatori della Zanzara. David, fai una domanda, la classica domanda. Scusi, signor Quirico, lo so che è uno sforzo. Ho votato per chi ha votato lei. Hai capito? Per chi hai votato? Per chi hai votato? Scusami, Quirico. Risultato ottenuto. Ho votato per chi hai votato te e chi ha votato quello stronzo del Finalmente chiudi. Ma chi t'ha messo al mondo a te? Finalmente non chiamerai più, finalmente. Ma chi t'ha messo al mondo? Ragazzi, non mi dovete far ridere così, dai. Lo so che tu non ridi, David, ma non mettere in mezzo la madre di Quirico, diventa pazzo questo qua. Va al manicomio. Io non lo voglio più sentire questo. Ma questo non deve chiamare. Ma chi l'ha messo al mondo questo qua? Ma quel giorno la signora doveva andare al cinema. Io non voglio che chiami più, non gli devi più dare la parola a quello schifoso. Non voglio più essere insultato macchia, da gentaglia come questa. Non è una macchia. Lui è sua madre che l'ha messa al mondo, lo ripeto. Ma lui è sua madre che l'ha messo al mondo. Dai. La macchia di lui e di chi l'ha messo al mondo, maledetto. Ma è un carattere. Ma non mi interessa. Io non mi faccio più prendere per i fondelli. È un idiota. Non mi avrà più. Lui e sua madre che l'ha messo al mondo. Glielo ripeto. Lui e sua madre.